Hello, everybody. Just want to make sure you can all hear me well. Hi, Maria. I can hear you. Okay, thank you. Welcome. Oh, I see. Now there's video. Thank you. I'd like to test sharing my slides. Can someone hear me? Good morning, Professor. Glad to meet you. Hi, how are you? I'm great. What about you? Oh, fine and dandy. I'm very well. I'm not dressed as well as you are, though. Please pardon my casual appearance, but I do have a Harvard shield here. Yeah, yeah. You have a library as well. Nice to meet you, even. Yes. May I try sharing my screen just to confirm that it works okay? Okay. Okay, and you can tell me. Yes, it's working. You see that fine, including when I switch? Okay. Yes, everything is working. Very good. Let me stop sharing. There we go. Okay, and how do you, is there going to be, how long did you want me to speak, by the way? I've forgotten. I think it's about 15 minutes. Okay. I don't know if I'm mistaken, but I think Michaela will follow with these practical informations. And also I wanted to know how you handle, is there a Q&A after I speak or no? Yeah, yes. And how will that be done? Are people raising their hands in the participant list or what? I think that it will be managed by the person who will be chairing the first part of the conference. So I think she will take care of the Q&A. Good evening. I'm Michaela. Nice to meet you, Professor Stevens. Yes, I can confirm what Giovanni was saying. Mrs. Pavoni will help us collect some questions. And yes, as agreed, you can, for the initial starting speech, you can talk for about, 15 minutes is okay, but it's up to you. And then we will collect a few questions. We will take care of picking the questions, and Mrs. Pavoni will chair the Q&A session. Nice to meet you, Robert. So Sylvia, you'll be posing the questions to me, is that right? That's correct. So I will be reading them just from the platform and asking them to you. Okay, that's wonderful. Then I'll just listen to you. Great. Michaela, may I step in for a second? Good evening to all of you. I'm one of the two interpreters, so we're going to provide translation for Professor Stevens and for all of the other participants. We're going to have an English translation from Italian into English as soon as we are going to be promoted, as they call it, interpreters, me and my colleague. You're going to see an icon on the bottom, on the toolbar, an icon which is the world. You can click on it, and by clicking on it, you can select the language. So you can choose Italian or English, and the suggestion would be to tick off the floor so that you can have just one language and not having two overlapping languages, which might be confusing.
and disturbing. So, and clearly, if you choose English, then you should be speaking in English. If you choose Italian, then you should be speaking Italian, or you choose the other channel if you want to change language. This, because otherwise we're going to have one language in one on another channel, which might create and cause problems. And the other plea on our side is not to go too fast. But if for this question, but is there a language by default, or we should always select one of the two? I think it's actually it's by default would be the language which is spoken in the webinar. So I think that by default you're going to have both. And the other important thing is that this interpretation service can be used only if you have downloaded the Zoom in one of the most recent releases on your computer. You cannot do that. If you go through the browser, you cannot get the interpretation service. And this is just for your information. And the other request on our side, please, when you are not speaking, mute your microphone. If possible, use a microphone and headsets, because this is helping us in terms of background noise and any other type of noise or sound which might be interfering with our translation. And don't speak too fast, in particular if you're reading, because translating through remote devices might seem easier, but it's actually not at all the case. May I ask a question, not about translation, but to the organizers? I don't recall, after I speak and after I do the Q&A, my part's finished. Do I need to be present for the panel and the corporate the other parts of it? Did you need me to participate in that discussion, or is my part of it done? Professor, I think it's up to you. If you have the pleasure and mostly the time to be with us, it will be, of course, our pleasure. But if you have other commitments, feel free to do your things. No problem. Yeah. Okay, because I do have an extremely full, this is my, I don't know if you can see this is my schedule for today. It's full one after another. So it would be helpful to me if I could depart earlier than the end. Thank you very much. You're welcome. Buonasera, good afternoon. Buonasera, Giovanni. Buonasera, direttore. Siamo ancora noi soli? C'è qualcun altro? Siamo i relatori, ci sono tutti. Buonasera. Buonasera, Michele. Buonasera. Buonasera. Dottoressa Pavoni, benissimo. Buonasera. A lei poi io passerò la parola per coordinare, io faccio il saluto iniziale, poi lei chiaramente inizia dando la parola a Stevenson e quindi andiamo avanti così, va bene dottoressa? Perfetto. Bene. Quindi abbiamo, però magari è vero che la puntualità è una virtù, però magari iniziare in anticipo mi sembra esagerato. Aspettiamo qualche minuto. Anche per molta gente, abbiamo parecchie prenotazioni, quindi ci fa piacere. Quindi abbiamo anche, Michela, anche i nostri soci sono già presenti per la discussione successiva? Sì, abbiamo, sì, e volevo soltanto anche segnalare a tutti che al di là dei partecipanti che sono su questa piattaforma Zoom, ci seguono anche in streaming sia su YouTube che sulla piattaforma di ADN Kronos. Quindi siamo in realtà online su diversi canali, abbiamo un audience che ci segue da diverse piattaforme. Sì. Diciamo che anche sul piano della comunicazione dobbiamo essere ben coperti, perché l'agenzia ADN non solo è l'evento è sulle loro piattaforme, ma la rilanceranno gli aspetti più rilevanti della discussione e poi anche i social si seguiranno. Questo è uno dei primi, anzi forse il primo evento che facciamo proprio nel filone del Green. Devo ringraziare tantissimo Giovanni Antonelli per il contributo, anzi oserei dire più che il contributo, l'elemento determinante per l'organizzazione. Grazie tante, Giovanni. Grazie a lei per l'opportunità, è un piacere.
Bene, allora sì, direi ancora un paio di minuti, però se tutti i relatori che sono tutti presenti, giusto? Sì, e volevo anche segnalare che la traduzione è adesso attiva. Also, Professor Stevens, Maria, now the simultaneous translation is turned on, so you can, if you want, you can try it. Perfetto. Michaela, were you talking to me? Yes, sorry, Professor. I'm sorry. It is very hard to understand you. Your voice is overmodulating. It's much too loud, too close to the microphone. Sorry, I think I have an issue. Anyway, I was just saying that now the translation is turned on. So if you want, you can try it. Yes. Okay. I'm using it now in English. Okay. Thank you very much. Yes, I hear you very well. Bene, io direi di far partire la sigla e poter yes. iniziare. Che dici, Michela? D'accordo? Va benissimo, grazie. Francesco, dalla regia può andare, grazie. Buonasera, buonasera ai relatori. Non li cito tutti perché tra il primo panel e la discussione dei nostri soci sono tanti e i tempi sono spesso tiranni e credo che sia giusto lasciare spazio al dibattito. Però veramente grazie, magari saluto l'ospite americano, il professor Stevens, per come dire, doverosa di attenzione al nostro ospite americano, ma chiaramente a tutte alle altre relatrici e ai nostri soci veramente un grazie caloroso. Grazie a chi ha permesso alle nostre collaboratrici di organizzare. Questo è il primo evento che organizza il Centro all'interno di un elemento strategico che quest'anno il Centro Studi Americani ha assunto come prioritario, che è quello del green, della transizione economica, dell'economia sostenibile, termini ormai molto utilizzati, permettetemi di dire qualche volta forse un po' abusati, di cui non si ha piena consapevolezza. Questo lo dico perché ascoltando anche spesso l'opinione pubblica, da uomo di comunicazione, questo è il mio passato, la mia esperienza, mi rendo conto che gli addetti ai lavori sanno di cosa parliamo, ma spesso l'opinione pubblica le utilizza questi termini in modo, non dico errato, ma ognuno lo interpreta come vuole. Noi stasera proprio ragioniamo verso un percorso, verso l'economia sostenibile, e io non voglio portarvi a tempo, però mi piace citarvi alcune frasi di un'intervista apparsa qualche giorno fa su un giornale di un economista che chiaramente conoscete, Rifkin, che dice che ormai è il mercato a spingere verso la transizione. Ecco, io credo che una vulgata popolare magari ritiene che il mercato sia forse uno degli elementi contrari all'affermazione di una economia verde, di un'economia sostenibile, di una transizione verso l'ambiente più pulito. E invece questo economista dice che è lo stesso mercato a spingere. Addirittura dice c'è una crescente capacità di investire risparmi affidati chiaramente agli istituti di credito, eccetera, delle aziende verso processi di decarbonizzazione, eccetera. Quindi sembrerebbe che da questo punto di vista qui c'è una speranza, c'è una maggiore disponibilità del mercato. Accanto, sempre cito questo economista, non perché debba essere preso come pietra di paragone, come elemento di riferimento, ma credo che accanto a questo altri hanno e sostengono la stessa cosa,
dice c'è una crescente consapevolezza, una genuina volontà di cambiamento. È così, è una bella speranza, è un segnale positivo, è un incentivo a far meglio, ma devo dire che qualche volta nell'analisi dei fenomeni e nella capacità di lettura della nostra realtà non ho questa sensazione di una consapevolezza così diffusa, ma sarete voi a eventualmente a confermare o a sconfermare questa speranza così manifestamente affermata, questa speranza quasi certezza, perché credo che ancora ci siano, poi li possiamo chiamare lobby, possiamo chiamarli interessi, poteri, ognuno può declinarli come meglio crede, più o meno dal punto di vista sociologico o come dire con altre categorie, però credo che ci siano ancora molte resistenze rispetto a questi processi di transizione. Ecco, io veramente nel augurarvi una bella discussione, nel complimentarmi per, come dire, per l'organizzazione, come sempre il Centro Studi Americano, credo che tutti lo conoscono, è un centro che si è posto sempre come un punto di riferimento nell'elaborazione, nella discussione su temi importanti, e quest'anno chiaramente nella nostra strategia non poteva non essere introdotto il tema di cui discuteremo stasera e che sarà il primo di una serie di riflessioni che ci accompagneranno anche durante il G20, organizzeremo eventi proprio a ridosso del G20, perché questo deve aiutare e può aiutare anche i nostri soci. Questa sera abbiamo quattro soci, quattro dei nostri principali soci, dei soci benemeriti che partecipano alla discussione, perché è evidente che il centro si pone in un'ottica di servizio, ma anche di luogo dove poter confrontare anche esperienze, anche competenze, e quindi veramente mi fa molto piacere. La preghiera, lo dico, ma poi chi modera, la dottoressa Pavoni sicuramente più di me farà un po' questo ruolo, purtroppo, di contenere un po' i tempi, perché siamo tanti e voi sapete che ormai i webinar, per essere seguiti e avere un bel audience, ha bisogno di tempi stretti. Bene, non aggiungo nient'altro, passo la parola a Silvia Pavoni, che appunto coordinerà i panel questa sera, e buon lavoro a voi e buon ascolto a chi sono tanti. Ricordo, questo evento è molto seguito dalla comunicazione, linkato da tantissimi altri soggetti, l'agenzia di Eni con cui noi abbiamo un rapporto di collaborazione rilancerà questo evento anche cogliendo gli aspetti più importanti delle vostre affermazioni, del vostro dibattito. Diciamo che questo è un evento su cui abbiamo puntato e investito perché lo riteniamo, ma non perché abbiamo chissà quali capacità, ma perché quantomeno siamo in grado di interpretare quello che attorno ci circonda, perché appunto lo crediamo un punto, un elemento di punta della riflessione di questo periodo e non solo, ma anche di quello che sarà nei prossimi anni. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie. Dottor Scala, I'm going to switch to English. To introduce you to the keynote speaker of this evening. So first of all, as Dr. Scala has mentioned, my name is Silvia Pavoni. I'm a journalist with the Financial Times Group. And my focus within the Financial Times is on sustainable finance. So that's an area that I'm very interested in, and it's a pleasure, it's very much my pleasure to be here this evening to talk with the speakers and with all of you about this subject. Just to remind you that after Professor Stebbing's presentation, we are going to open the floor to questions. So do feel free to share and to ask questions through the chat function, and I will put them to Professor Stebbing. So as you've seen from the program, Professor Robert Stebbing is the A.J. Meyer Professor of Energy and Economic Development at Harvard Kennedy School. He's very, very well placed to introduce us to the subject. Robert, to you. Well, thank you very much, Silvia, for the introduction. Thank you to Roberto and all the other staff of the Center for American Studies. Delighted to be with you. I'm always happy to participate in events in Italy, where I've done frequently in Rome, Milan, Florence, and Venice. And I look forward to
my hope that the next time I participate in an event in Italy, whether in an academic institution, government, or private industry, that it will be in person and not via Zoom. We're all looking forward to getting beyond this terrible period of the pandemic. So if I may share my slides with you. As you can see, my topic is what will happen with US climate policy under the new administration in Washington, DC, the Biden administration. And I'm going to start, however, with some very basics about climate change that provide the basis for what I'm going to talk about. And this is some science to some economics to some geopolitics that's absolutely fundamental. It is that greenhouse gases mix in the atmosphere, including carbon dioxide. So the location of the emissions has no effect whatsoever on impacts. It doesn't matter if a ton of emissions come from Roanoke, Virginia, or Rome, Italy, the impact is the same. It doesn't mean the impacts are the same everywhere in the globe, but rather that those impacts, either in total quantity or in terms of the location of them, are completely independent with the location of the emissions. And that says something very important. It tells us that any jurisdiction that takes action, whether it's a city, a state, a province, or an entire country, or even a region like the European Union, that jurisdiction will incur the costs of taking action, typically the costs of switching from coal to petroleum and natural gas to nuclear power, perhaps, and to renewables for electricity generation, and also fuel switching from perhaps to electric vehicles in the transportation sector and greater energy efficiency. The jurisdiction will incur those costs, but the climate benefits are going to be distributed globally. And if you think about the basic arithmetic, that tells us that for virtually any jurisdiction whatsoever, the climate benefits it reaps from its actions are going to be less than the cost that it incurs, despite the fact that the global benefits may be much greater than the costs it incurs. This presents a classic free rider problem for this global commons issue, which is why international, if not global, cooperation is essential. So with that then, what with a new administration is going to happen in terms of global cooperation and in terms of action, particularly with my focus on the United States? Well, the new administration has a real challenge. So President Biden, as you probably know, initiated on January 20th the process of rejoining the Paris Climate Agreement. And the US became a party again 30 days later on February 19th. But that was just the easy part. As I've written about and said for many months going back to the election, the hard part is producing a new nationally determined contribution, or NDC, under the Paris Agreement, a statement of how and how much US greenhouse gases will be reduced by the year 2030. That's challenging and is very much the hard part, because it must meet that NDC. It must meet two necessary conditions. The first one is that it must be ambitious enough to satisfy domestic greens, by which I mean US environmental advocacy organizations, as well as progressive Democrats in the lower body, the US House of Representatives. At a minimum, that meant that it must be more ambitious than the Obama NDC, which was a 26 to 28% reduction below 2005 by the year 2025. So given that that's the first necessary condition, I want to take a quick look with you at the ambition of the Biden NDC and the ambition of some of the other
key NDCs. Essentially, what came out of last week's Earth Day Climate Summit that took place headquartered in Washington, D.C., but internationally, because of course it was carried out remotely. But there's an important thing to keep in mind, and that is we have a very different international climate now that affects climate change policy globally than we did in the Obama years. We have evolved from what was a very, very strong US-China cooperative spirit in the Obama years, which is what led to the success, actually, of agreeing on the Paris Agreement, to what's evolved over the Trump years, and in my view, sadly, into the Biden period, of moving from a cooperative spirit to a confrontational one on international trade, intellectual property, human rights, and international security in the South China Sea. That's a very different change from what we saw before. And it's partly because of the fact that elements of the Biden administration are fundamentally populist in nature, something that they share with the Trump administration. And therefore, there's a part of the government which is very much inclined to protectionism, to producing manufactured goods within the country. Obviously, that's not a matter of cooperating then on international trade. So what were the NDCs of the top emitters? I'm only going to look at the quantitative emissions targets, not at all the different statements that came out. That would take pages and pages. And here's the basic story. You can see that the US NDC is indeed much more ambitious than the Obama era one. It's a 50 to 52% reduction in CO2 emissions below the 2005 level by the year 2030. That's approximately double what the Obama administration had previously pledged. Now, that's not quite as ambitious as the European Union, which has increased their ambition to 55% below the 1990 level by 2030. And also Japan, Canada, and the United Kingdom have put in place new NDCs. The United Kingdom is particularly ambitious, and there's a reason for that. It's because the annual climate negotiations where these NDCs will be solidified in November takes place in the United Kingdom, in Glasgow, in Scotland. But you'll also take note of the fact that the other large emitters, China, the world's largest emitter, has not produced a new commitment. This is its original one under Paris, nor has India, Russia, Indonesia, or Brazil. South Korea and Australia will later on during either the summer or the fall. Also take note of the fact that the China pledge, which at first might look very ambitious, 60 to 65% reduction, that's not of emissions, that's a reduction of carbon intensity, that is CO2 emissions per unit of economic activity, per unit of gross domestic product. And since gross domestic product is of course increasing with rapid economic growth in China, that means that even if carbon intensity is decreasing, the pledged emissions are increasing over time up to some point, not decreasing, and so too with India. Now we can compare these pledges because you took note of the fact that there are different baselines for different parts of the world. And I just want to highlight that the reason for the different baselines is that countries adopt a baseline year, which makes them look good. So the United Kingdom and the European Union use the 1990 baseline, but there's something important happened post-1990, and that is extremely rapid economic growth in the United States, 35% increase in gross domestic product, hence in energy consumption, hence in CO2 emissions. Also, we had reunification of Germany post-1990. Also, we had privatization of British coal post-1990. So all of that makes it in the interest of Europeans to choose the 1990 baseline, which is why they loved the Kyoto Protocol, but it's why the US was not particularly enamored by the Kyoto Protocol. So the United States, Canada, and Australia use the 2005 baseline, which makes our ambition look better. And then Japan uses its own baseline in its interest, which is 2013.
Now, to compare the major emitters, China, the EU, India, and the European Union, the first thing to note is that emissions have been decreasing in the United States, in the European Union, and the pledges, these new NDCs, take them even lower by the year 2030. For China, which has had very rapidly increasing emissions because of economic growth, and India, we can't actually say what the pledge means because they're carbon intensity pledges. It depends upon economic growth. So this is the range from the Energy Information Agency in Paris of a high economic growth scenario for India and the low economic growth for India, and likewise for China. So what we've seen from that is that the first of the two necessary conditions has been met. The new US NDC is indeed ambitious enough to satisfy domestic green groups and some key countries. And by key countries, I mean the European Union plus the United Kingdom. So the first of two necessary conditions has been met, but there's another necessary condition in my view, and that is that that NDC, that 50% to 52% reduction actually, has to be credible. That is, for it to be achievable with reasonably anticipated policy actions, not with wish lists, not with hopes, but with serious expectations. And that's what I'm going to turn to. Because the only way that both of these conditions can be met, being ambitious enough and being really credible in the United States, is with aggressive new climate legislation. But the reality is that the upper body, the Senate, requires 60 votes in general for legislation. Democrats, at best, control 51. Unless a device called budget reconciliation is used, but this applies only for specific types of legislation, and still 51 votes are needed. So I would say that the prospects for comprehensive and truly ambitious climate legislation in the United States during the next 18 months, at least until we have midterm elections, is not good. But there are other kinds of legislation that may be feasible, that can have significant effects on greenhouse gas emissions. So a post-COVID economic stimulus bill, which we anticipate in the later spring or summer, can have a green tinge, if not a fully green hue, as does the European Union's own legislation of economic stimulus under the so-called Green Deal. But in addition to that, there is now a proposal for infrastructure legislation. It's not actually legislation itself. It was just a list of different items that came out on March 31st. And this can include funds for electricity grid upgrades, which are important for greater reliance on renewable sources of energy, also for greater penetration of electric vehicles. There's proposal to fund several thousand EV charging stations across the country, money for public transit. And the one part of the proposal, which is actually legislation as opposed and a policy with binding constraints as opposed to subsidies, a clean electricity standard. The problem is that the more that this infrastructure bill moves from conventional infrastructure expenditures on roads and bridges and other means of transport, the more it moves to addressing climate change and to new taxes in order to fund all of this infrastructure, the less it becomes bipartisan. But there are some much less ambition, but truly bipartisan approaches. And one of them are these tax incentives, that is subsidies. Politicians, at least in my country, don't like to give out costs, but they love to give out benefits. These would principally be in wind and solar power. This is bipartisan, but also a number of others, carbon capture and storage, nuclear power, technologies, electric vehicle rebates. And some of these are included in the infrastructure proposal. But these kinds of modest bipartisan approaches are unlikely to satisfy what I already described as the demands of domestic green organizations or international calls for action.
Indeed, if you look at the Biden NDC number two, it was published last week. You can read it. It's not very long. You'll take note of the fact there is no mention whatsoever of potential legislation. Indeed, a reporter I was talking with on the phone a few days ago who called me, actually from Sylvia's organization, from the Financial Times, he had read it and he said to me that, you know, if you didn't know the U.S. government system, you would think there is only one branch of government, the executive, that there is no legislative branch, the Congress. There is no judicial branch, the courts, because there's no attention given to those in the NDCs. So the Biden administration, relying on the executive branch, is going to be relying to a large degree on regulatory approaches, as the Obama administration actually did. So what are regulatory approaches? Well, these are executive orders. Essentially, they'll be to roll back the Trump rollbacks, to reinstate and surpass the motor vehicle fuel efficiency standards, called CAFE standards in the US, from the Obama era. They probably won't be that ambitious, but they'll be vastly more ambitious than what Trump promulgated. Reinstating, they've now started the process of reinstating a very important rule regulating methane leaking from wells and pipelines, and recalculating something that's also important and dear to the heart of environmental economists like me, the social cost of carbon, which is used in estimating the net benefits of policy proposals. But there's a problem with regulatory approaches, and that is that regulatory approaches are subject to litigation, to lawsuits, and new regulations are now much more likely to be challenged successfully than they were during the Obama years. And that's because there are 245 Trump-appointed federal judges who were confirmed. That's more than 25% of the entire federal judiciary across the country. And even more important, the U.S. Supreme Court now has a 6-3 conservative majority, and conservatives of a particular bent that favor a literal reading of statutes, giving much less flexibility to departments and agencies to interpret those statutes. Indeed, they may modify or overrule a very important doctrine under the Supreme Court, the Chevron doctrine, which defers to agencies when Congress was not perfectly clear about what it wanted. And by the way, Congress is never perfectly clear about what it wants. So it's an important change. But I want to finish with some sources of optimism, since some of this may seem too pessimistic to you. So twofold. One is that state level policies and actions are very important in the US. Subnational policies exist on the West Coast. California has very aggressive climate policy. The Washington state legislature just a few days ago took important action that will be finalized next year. And in the Northeast, we have climate policies as well that are binding under a cap and trade system. So what we may see is, even in the absence of federal action in Washington, we may continue to see the evolution from the Democratic-leaning states of a bottom-up national policy implicitly. If you were to look at a map of the Democratic versus Republican states who voted for which candidate in the last presidential election or the previous one, the map would have a lot of red for Republicans and much less blue for Democrats. But what's important is that those Democratic states, small in geography, have more than half of the US population, and they have an even greater share of economic activity and therefore of greenhouse gas emissions. So a lot can be accomplished. But my greatest source of optimism, which really is beyond what I've talked about to you up until now, is that the Biden administration, in contrast to the Trump administration, is embracing evidence, is embracing scientific and other expertise. That's true in terms of epidemiologists and infectious disease experts working on strategies for the pandemic. And it's also true in terms of scientists, lawyers, and even economists who are working to design sound climate policies, and I would hope ones
that are not just sound, but can be politically feasible. So with that, I have mainly two words left, and that's to say thank you for your attention. And I'll remind you, I've gone through a lot. If you're interested to learn more, the Harvard Project on Climate Agreements, the Harvard Environmental Economics Program, my website, my blog, or you can follow me on Twitter. And with that, I will turn it back to Sylvia. Thank you so much, Robert. It was fascinating to see what's behind those indices and to, of course, understand a little bit better the challenges that have to do with setting targets and the work that needs to be done from a political and legislative point of view as well. So we are a little bit short of time, but I would like to put a question to you. Since there was definitely quite a lot of interest in your speech. So the question is about, I'm trying to read it from the chat function on Zoom, which isn't particularly user-friendly, I have to say. So the question is whether you think that the Biden, I actually struggled to read it on Zoom, whether the Biden administration will be able to help the transition. I think that's the question that I think Ivan was put into you. If I may jump in, was if it's going to support the shale gas and light oil producers. Oh, the shale gas, right. I actually did not see that part on chat. So thank you, Ivan, for asking it directly. Oh, sorry for jumping. So importantly, we went from the Obama administration, which was tolerant of unconventional sources of oil and gas, essentially shale oil and gas, within the country, and that natural gas was extremely important because it brought down natural gas prices, which is why we've reduced CO2 emissions in the U.S. natural gas substituting for coal. The Trump administration, of course, continued that, and then the Biden administration came in, and they did two things. One of which had no consequence, but it was an unfortunately ideologically driven matter. It revoked the approval that had come from the Trump administration for the Keystone XL pipeline, bringing shale oil into the United States. That will have no effect whatsoever on climate change for reasons that we could talk about. It depends upon what the price of oil is globally, but it will have no effect on climate change. Indeed, with certain oil prices, it'll make climate change worse because we'll be transporting the oil by rail and barge, which themselves are more carbon intensive than obviously a liquid going through a pipeline. But that was just ideological, and it pleased the people on the left. The other thing though was, what about the development of oil and gas in the United States from unconventional sources, from essentially from hydraulic fracturing or fracking. And here the Biden administration did not change policy. So they're continuing to go with that. Now they may in the future. So the good news is what mattered, they did right. And I guess the bad news is what doesn't make any difference. They took what I view as an unfortunate ideological position. Thank you so much, Robert. I think we are a little bit out of time now, so we will have to end this session. But thank you again so much for sharing your thoughts. It's been fascinating to listen to you. And thanks also to Ivan for asking the question. So let me just say thank you. I enjoyed it. I apologize that I'm going to have to depart because I'm double and triple booked for the day, but it was wonderful to be with you. And I'll just say next time, let it be in Roma. Thanks a lot. Let's hope so. That's my hope as well. Very well. So now it's time to move on to the first panel of this evening. We're going to talk about green finance. So we've heard from Robert about the political challenges, I guess, and the role that legislators and regulators can play. And now we're going to discuss the role that, and I'm sorry, we have lots of gadgets here that are talking to me. And now we're going to talk about the role that finance can play in accelerating
this transition and moving towards a greener economy. And so to do this, let me introduce you to our panelists who I think are going to speak a mix of Italian and English, but hopefully our translators will be able to cope with us. We have Ivan Faiella, who you've just met, director and coordinator of the task force for the G20 Sustainable Finance at the Bank of Italy. We also have Maria Neto, who is the Financial Institution Lead Specialist at the Inter-American Development Bank. And last but not least, we have Laura Piovisan, who is Director of Sustainability at the European Investment Bank. So thank you all for joining me, for joining us. So what we're going to do, you are going to share some initial thoughts on the subject, and then we again are going to open the floor to questions. Just to remind you, because I'm really having some issues in reading the questions from the chat. If you just raise your hand when you want to put a question to the panel, I'm just going to go to you and you can ask that question directly to our speakers. But first, Ivan, the floor is yours. Thanks a lot, Silvia. I'll try to be brief and try to explain why there is this strange mix, why finance is important for climate. I mean, we heard from Bob Stavins that, you know, it's important, and mostly of the policies that should tackle climate change are part of the government, carbon taxation, carbon pricing, the support to renewable sector, this kind of stuff. So when and why finance is becoming so important for the transition? Well, I would say the first point is the effects. I mean, the financial system is a kind of an amplificator of what's happening out there. So what's going to happen if we're not going to do anything, climate change is going to affect somehow our environment and also our economic system. And this in turn is going to have effect on the financial system. That's pretty clear. The financial system can provide some mitigation tools. Think about, you know, for example, diversification of portfolios or insurance. So it can be part of helping the transition if you want. It can enable the transition if we think about, you know, the flows of money that can be diverted from, you know, fossil fuels industries, for example, towards low carbon technologies. The point is that, you know, having the financial system on board is not that easy. And for many reasons, I think that the most important one, that there are some kind of conceptual and informational gaps. So we know, for example, that we have this logical chain, climate impacts, how this translates into the real economy, and that this in turn translates into the financial system for a single operator or for systemic risk. But, you know, we don't know exactly how these things are happening because, for example, time horizons are different because we have different studies of the impact of climate change, but we know that there is a lot of uncertainty. There is a lot of uncertainty also because we don't have much information, some basic information. Most of the information available is backward looking regarding historic emission, for example. But, you know, emission is just part of the story. What's going to happen, for example, to regulation, to new policy? What's happening if we switch from the Trump administration to the Biden administration? These things are going to change completely the playground, no? And so there is this transition risk looming that is very difficult to assess. So the point at the end of the day, so we have problem with data and we have also problem with models because, you know, our models, for example, I'm working for a central banks, are not fully integrated with scenario analysis. I mean, it's not part of our culture. So we need to move in that direction, but we have some obstacle to overcome. For this reason, for example, the G20 president, Italian presidency of the G20 decided to, having the sustainable finance topic really on board. We revived the sustainable finance study group that now is the sustainable finance working group that is co-chaired by US and China. And it's a very symbolic and it's really important. I mean, US and China on board on this kind of stuff. And, you know, this sustainable finance working group that is going to be here and is recognized also by the communique on the ministry is working actually on three topics. One is data disclosure, how we can improve the data available, how can we improve how the single firms are disclosing their information, how this information is processed, what we call the taxonomies in Europe, now, what are the classification we use to define what's sustainable and what is not, what is climate friendly and what is not.
And what is the role of multilateral development banks in, you know, in increasing capacity building to help, you know, less developed countries, for example, in achieving the national determined contribution that Professor Stamins was talking about before? I mean, that are the ones that are going to be renegotiated during the next COP26. And we have a kind of a roadmap of the group. So the idea is to try to provide, you know, a kind of global coordination. Climate change is a global externality, so we should pursue some kind of global coordination, global activities to be on the same page. By the end of the day, the point is that, you know, all the policy that we are expecting that regard carbon pricing, that regard eventually the point of having a carbon border adjustment, the kind of carbon duty, are key and should be consistent and long-term to have the financial market on board and to be sure that this transition is going to be ordered somehow and not disordered. Because the point is that the main risk of the transition in terms of financial market risk, not financial opportunities, is the disorder of the transition. So that people doesn't know what's going to happen in the future. There is too much uncertainty. And, you know, and during the pandemic, we experienced how bad is uncertainty for the market in general and also for growth. So the point is, we try to do our best. We have everybody on board now. I think it's a very particular moment. But, you know, as again, Robert showed us, when we have to translate, you know, intentions into actions, that's a real point where you're going to understand what you can really achieve. That's a real challenge. Thank you so much, Ivan. So you mentioned the role that development banks can play. And of course, we have Maria here from the IDB, the Inter-American Development Bank, who can share her point of view on the role that those organizations can play. So Maria, over to you. Thank you very much. And it's a pleasure to be here. I don't know if my screen is being shared. I'm trying to share it with you. Just confirm to me if you can see it. I will not go through a full presentation, but I thought I could have some slides helping us for the discussion. Building actually on what Ivan was saying, what do we see in the Latin American region? Of course, we see it worldwide, but I'm trying to focus on our region, is a lot of pressure in different ways to the financial sector to indeed start integrating sustainability in its business. You know? This comes from different ways. It comes from good practices and discussions such as the G20, but also on the NGFS, particular working group on regulators, or IOSCO, or other institutions that say somehow bring regulators or players of the financial markets together, and try to see what can be done precisely on what Ivan was mentioning, data collection, what is good practices in management of risks, and so on. We also see increasingly other types of methodologies and pressure as well for the markets themselves. So investors have good practices on how they manage themselves. When we talk about funds being green funds, what that means. No? Taxonomy is also on governance, on the day-to-day management, therefore, of this financing. In addition to that, risk institutions are assessing as well, both investors and funds and managers, around what is, how they are performing in terms of managing these risks. And we have an increasingly also, let's say, discussion around ESG risk assessment, ESG ratings, no? And to top up to that, we have standards and principles that are being developed for different conditions and different uses. We mentioned here the European indeed Union taxation, which has been helping to promote a taxonomy in a more, let's say, standardized way from a government point of view. But we also have a lot of efforts, I would say, from other institutions themselves, like ICMA or climate bonds or ISO, trying to also promote, particularly on the green and sustainable bond market, a common KPIs. This is always wonderful because in a way brings the financial markets to be more attentive and alert to the need to integrate sustainability in their business. But indeed can create a lot of confusion. And one thing one has to be careful now is how can we start promoting more understanding about the taxonomies that are being created, more understanding on what data and information is available, and how individual financial institutions, investors, capital markets can adapt to those requests of disclosure,
our KPIs and how can we use all this to promote greenium and not greenwashing. No, so there is here a worry. I recently read in one of those articles some discussions about artificial intelligence to manage ESG data. If we get to the need of artificial intelligence to have to manage ESG data, it looks like the taxonomy is not doing its proper work. No, so we also see a push, and a very important push, and I think that is an important conversation over the G20 on how can we further standardize and make more transparent the information and help the market inform it. Trying to pass to the next one. Okay, so I will not go to in details, but I think what I wanted with the slides that I can give afterwards to you, just say one interesting area that we see as a push in the markets is how investors and globally, in particular, the capital markets have reacted to the COVID crisis, and then how the thematic bonds, as we call the market, or the sustainable and green bonds, have been pushing this drive for the financial markets and capital markets themselves to start considering solutions on green financing. No? It's interesting because we could have expected that with the crisis last year, the overall capital markets would have been going down with regards to the thematic bonds. No, we were all like, wow, this is not going to be a good year for us who are trying to push the green and sustainable bond markets to move. But in reality, what we saw was the opposite. A lot of investors in the moment of crisis started identifying environment and social assets as actually good governance and transparent type of investments. And we see added to that now with the momentum of the US government, which is extremely important, and the movement also from the governments, a push therefore to the markets where investors start looking for this kind of investments and becoming more, let's say, sophisticated in the way they look for what is green and sustainable opportunities. However, regions like Latin America and the Caribbean region is still, they have been increasing heavy participation in the markets. The data we have for 2020 here is actually just by July last year, we actually had a very good year last year on the green and sustainable bond markets in Latin America as well. We have seen an increasing use of the bond market. The bond market in Latin America has benefited a lot of different actually types of issuers. We see an increasing use of the bond market, sustainable and green, not only by corporates, by projects, but increasingly by sovereigns as well. But we are still only 2% of this global green and sustainable bond market. So from the point of view of MDB, what can we do, the multilateral bank, like in the American Development Bank? We're actually doing already a lot. Since 2016, we started both the private and the public window of IDB, work with a lot of issuers in the region to try to help them to come to the markets and start issuing bonds, green bonds in particular, but increasingly green and social, so sustainable bonds. We increasingly also consider that is important, particularly for developing countries that were hardly hit by the economic crisis of COVID, the need for not looking at the opportunities of reducing greenhouse gases or adapting to climate change as isolated, but as an opportunity of recovery. So for us, the sustainable bonds become more and more also an important opportunity, looking at KPIs that result also in jobs, in gender inclusion, and other benefits in addition to the green benefits. So from our experience, we saw at the very beginning that was key for us to support these issuers because it was a way to demonstrate to the market that it was possible to capitalize resources and have projects with positive, sustainable, and green impacts. And in a way, by supporting these issuers, also developing the local markets, because a lot of those issuances were actually issuances in the local markets, which is also important because we gradually have been working with investors. However, what we see precisely where the market is going on now, we started in 2016, the market has been growing actually steadily, even if the region is still a small part of the global markets. What we see is that basically we need to start working more and more with investors as well.
emphasizing, as I mentioned, the local investors don't know very well yet well these markets. The global investors are asking for more and better assets. And beyond the initial phase of trying to push issuers to issue a green bond and demonstrate that they were doing good, we have also to accompany them after the issue to really maintain the credibility of the market and ensure that these green and sustainable bonds really result in green and sustainable business. So in that side, since 2019, I've been working with the Climate Bond Initiative. Actually, the Climate Bond Initiative is going to be launching a report on the post-issuance practices on the green and sustainable bond market in a month or so. But what the assessment we did at the time and continues being a bit the trend today is that at least in our region, about half of the issuers were not actually reporting on the KPIs or the impacts that were expected to have happened with investments. And many of them were actually not reporting on the use of proceeds. A lot of that was because of lack of knowledge. The issuers didn't know how to do that. These markets, as Ivan was saying, are growing a bit like bottom up. And the lack of standardization and clarity sometimes make that people don't know exactly what they are supposed to report and how. But that can also affect deeply the credibility of the market. No? On the other hand, we wanted to make the investors to understand more and more what could be done with the market. So the day before yesterday, we launched the Green Bond Transparency Platform. Actually, we're very surprised because when in 2019 we saw these trends, we said we need to develop a platform to help the issuers to report, independent of the taxonomy they're using, what they're doing with these funds, and promote standardization and promote comparability. No? When we look at around the world, we actually realized there was no such platform yet available publicly for free and with a user-friendly kind of approach where any investor could know what is happening with the green bonds in our region, and what the issuers could also see peers and could also easily report what they were doing. So we are very glad because we, after a lot of work with many actually issuers, investors, certifiers, standard setters, the stock markets, actually we worked a lot with NASDAQ and Luxembourg Stock Exchange, have been working on this and are very proud to have launched that the day before yesterday. We hope one thing we can support with that is transparency and data collection and information in the market. But just to close, in addition to this initiative and the support to the actual markets, another very important area where we are seeing a growing demand and we have been working very actively as well, is to try to develop locally at the national level, public-private dialogues between the financial market players on how they can work together to develop regulation, but also financial innovation, to develop and promote the kinds of investments are needed. In particular, if we look at Latin America, there are gaps of 150 billion a year of investments in infrastructure. This requires scale-up private investments in different way and need the financial system to think together. Banks, investors, stock markets, the regulators, insurers, pension funds, we need to think together. And I'm very proud also to say that we were able to develop very innovative programs, both in Chile, for example, in Brazil. Brazil, there is a program called the Financial Innovation Lab, bringing over 250 players of the financial markets locally to discuss about that. But say, thank you. That's a bit what we are trying to do to promote and innovate on green finance. Thank you. Thank you so much, Maria. So interesting to hear from you about what's happening in Latin America. And although volumes are, of course, much smaller, the trends are very similar elsewhere, particularly the one that has to do with the sovereign issuances, but also the one that pertains to challenges in disclosures and the need to have transparency and also harmonization of reporting frameworks. Let me now give the floor to Laura, who is going to of course, give us her point of view from a European perspective. Grazie mille Silvia, se non ti dispiace parlerò in italiano, che non ho molte opportunità di farlo, quindi colgo quelle che ho a disposizione. Diciamo che appunto dal punto di vista della Banca Europea di Investimenti che rappresento,
Noi siamo sempre stati in prima linea per quanto riguarda la lotta al clima, sia dal punto di vista, diciamo, finanziamento di progetti di verdi, sia dal punto di vista supporto ai green bonds, no? Siamo anche stati in prima linea, chiaramente, per quest'anno per quanto riguarda la crisi dovuta alla pandemia, che è chiaramente una sfida enorme per l'economia europea e per l'economia di tutto il mondo. Ora, affrontare la crisi sanitaria e fornire sollievo alle imprese e ai lavoratori colpiti è la principale priorità attuale, ma queste priorità non ci devono far deragliare da quelli che sono gli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Anzi, al contrario, in Europa in particolare, ma anche, come si è parlato degli Stati Uniti precedentemente, i programmi di ripresa post-crisi ci danno un'opportunità unica per ricostruire in maniera più verde. E come bisogna fare questo? Dunque, quali sono i passi importanti? Da un lato, allineare più strettamente le politiche pubbliche con gli obiettivi climatici, orientare gli investimenti verso settori e tecnologie in grado di accelerare la transizione, evitando di investire invece in infrastrutture ad alta intensità di carbonio. Ed infine costruire la capacità di affrontare nel migliore dei modi le conseguenze del cambiamento climatico, quindi particolarmente importante per paesi vulnerabili come sono l'Italia, no? E un esempio di questo lo vediamo nei pacchetti di stimolo alla crescita, il Recovery Fund, che è stato messo in piedi dall'Unione Europea e che ha proprio questi obiettivi. Ed è una potenza di fuoco senza precedenti se guardiamo tutti i fondi che sono stati messi a disposizione. In questo modo l'Europa dimostra di essere in prima fila nella lotta contro il riscaldamento globale. Ma questo chiaramente non è un compito in cui l'Europa può essere da sola. Quindi la cooperazione internazionale è chiave, e questo l'abbiamo visto anche nell'intervento iniziale del professor Stevens, che ci ha ricordato come certamente è importante vedere che l'amministrazione Biden ha riportato gli Stati Uniti nella discussione sul clima, ma la parte difficile del processo arriva adesso, no? Dovendo definire degli specifici piani di azione, gli investimenti necessari e i fondi necessari a sostenere questi investimenti. E quindi a questo punto le domande, no? Siamo ancora in tempo per invertire la rotta in termini di investimenti? È possibile ricostruire in modo più verde? Può essere fatto in modo equo? Perché non dimentichiamo che la pandemia e la crisi economica hanno particolarmente colpito le fasce più vulnerabili e le regioni più vulnerabili. E come possiamo noi, come finanza, sostenere questi investimenti? Quindi la Banca Europea degli Investimenti sta dando un esempio chiaro. Noi siamo il maggior finanziatore multilaterale. Abbiamo avuto un volume di finanziamenti di più di 76 miliardi nel 2020, e un terzo di questi finanziamenti è rivolto ad affrontare la crisi causata dalla pandemia. Quindi tutelare piccole e medie imprese, migliorare le strutture ospedaliere e sostenere lo sviluppo dei vaccini e dei farmaci. Nonostante questo forte impegno, la BEI ha continuato ad investire a favore del clima e dell'ambiente. Nel 2020 il 40% totale dei nostri finanziamenti, quindi in crescita rispetto anche agli anni precedenti, è stato dedicato a investimenti a favore del clima e dell'ambiente. Quindi a sostenere progetti come energia rinnovabile, efficienza energetica nell'industria, efficienza energetica nell'edilizia, mobilità sostenibile, rimboschimento e quindi riserve naturali, risorse idriche ed in generale decarbonizzazione. Quindi la nostra ambizione è questa, ma è anche fare di più. E per questo quest'anno la nostra banca ha cambiato la strategia e stiamo diventando la Banca Europea per il Clima. Quindi vogliamo raggiungere entro il 2025 l'obiettivo di dedicare il 50% dei nostri finanziamenti a favore del clima e dell'ambiente, e questo comporta mobilitare 1.000 miliardi di euro in investimenti nella decade critica 2021-2030.
abbiamo dei criteri che sono molto chiari e stringenti, che sono allineati con quelli della tassonomia europea per definire che cosa è verde. Parlava Marielle Netto prima di me della necessità di trasparenza di criteri chiave. E inoltre ci siamo impegnati ad allineare tutti i nostri investimenti ai criteri di Parigi. Che cosa significa? Significa sospendere quei finanziamenti a progetti che sono fortemente inquinanti. Quindi non finanziare più combustibili fossili oppure nuovi aeroporti e dedicare quel 50% che non è verde, diciamo, a progetti che hanno comunque obiettivi importanti, come ad esempio la ricerca scientifica in nuovi farmaci, sui vaccini, che però non devono al tempo stesso nuocere al clima. Quindi grazie a questi ambiziosi obiettivi la BEI è la prima istituzione finanziaria ad essere allineata con l'accordo di Parigi. Inizialmente, quando all'inizio del mio intervento ho detto lo siamo su due fronti, no? Da un lato i finanziamenti verdi, dall'altro siamo stati anche i primi ad emettere dei green bonds, delle obbligazioni verdi. Era il 2007 e da allora abbiamo emesso più di 30 miliardi di green bond e nel 2020, come diceva Maria prima di me, c'è stata domanda sempre in crescita per questi green bonds e abbiamo aggiunto anche la biodiversità nella gamma di attività finanziabili. Quindi per un doppio ruolo di apripista quella della BEI, quindi finanziamenti e allineamento di tutte le nostre attività agli obiettivi di Parigi, dall'altro lato capacità di attrarre risorse da investitori per investire in investimenti sostenibili. Quindi, diciamo, per concludere, come diceva anche Ivan, la sfida del cambiamento climatico non è più rinviabile e ci vuole una risposta coordinata, sia a livello internazionale, sia a livello di attori. E quindi non soltanto il settore pubblico, che sta facendo comunque molto con questi piani, con questi pacchetti di ripresa, ma anche la finanza. Noi abbiamo cominciato, abbiamo continuato su una strada che stiamo intraprendendo da vari anni, ma vediamo anche che c'è molto interesse sia dal parte del mercato che da parte di tutte le altre istituzioni finanziarie di incoraggiare il riorientamento dei flussi di capitali privati verso degli investimenti che sono sostenibili. Thank you so much, Laura. So you touched there on a couple of things that also Maria mentioned. And one of the trends actually that I wanted to point out is that during the pandemic, of course, we've not only seen the importance and awareness of climate change becoming much more obvious, but also the way in which capital markets and investment can also contribute on the social side. So we've seen the growth of social bonds and sustainability bonds, which are a combination of green and social, have a combination of those factors. So all very interesting. You also mentioned, of course, the importance of not only closing the taps of for activities that are damaging to the environment, but also incentivizing research and investments into finding solutions. So incentivizing investment towards green and environmentally friendly solutions that have a positive impact on the environment and also society. Let me open the floor to questions. So if anyone has any questions, as I said, just feel free to click on the raise hand and I will come to you and allow you to ask the question directly to our panelists. In the meantime, I would like to ask you a question. So we've seen the growth of assets that are defined as ESG, so environmental, social, and governance. They follow these kind of principles, environmental, social, and governance. And there are estimates, according to Bloomberg Intelligence, that have assets classified as ESG reaching $53 trillion by 2025. So it's very much around the corner. By that time, that figure would represent about a third of all assets under management. This is a substantial figure. Yet the definition of ESG still is kind of
IFE, isn't it? So there are efforts, very decisive and strong efforts by the EU when it comes to definitions. So we have, of course, the green taxonomy. There are various efforts when it comes to improving transparency also, and particularly from the EU, so the non-financial disclosures directive and other efforts by private sector actors. But where are we in that sense? So where are we in terms of being able to understand how ESG suitable is an asset right now? What's the assessment? Shall we start with Ivan? Well, that's a thorny issue. We know that if we compare, for example, credit rating from data providers, we have a nice, let's say, correlation index, while when we are taking ESG scores from different providers, ESG that are scoring the same firm, we have very poor correlation. Why is that? Well, because I mean, some of these guys use qualitative analysis, some other use quantitative analysis. When we are talking about ESG risk, actually ESG are a very poor measure, for example, of risk, because as I said before, most of the information is there is backward looking, so it's not in perspective, so it's not much. So that's the real challenge, to try to find some common framework. You know, people is working on that. There is this work of IFRS and IOSCO on disclosure, but and there is also, I think, very good work, for example, from the OECD CMF that is doing a very nice analysis on try to find some, you know, common principles to define. I wouldn't say harmonizing, because that's really hard, but you know, some common principle to define what that's really is in the realm of the ESG. There are many methodological tools, for example, to align this portfolio, so to use more perspective measure. And you know, the point is that we would like to have a taxonomy. Let's say that, you know, in that I also would say from the European experience, in that, you know, the best is the enemy of the good. So even here, yeah, we should better try to start working rather than delaying, yeah, action until we have a perfect plan. Exactly. Thank you, Ivan. But Marianne and Laura, what do you think? Where are we? Are you satisfied with the level of progress that we have in terms of disclosures? And so if you can give me an answer in like 1.5 minutes each, Marianne. Satisfied to see there is a huge discussion about standardization, and I think this is a very positive step. I just think that disclosure is one thing. Beyond disclosure, there is other aspects as well that impact, and the issue, for example, again, of ratings or governance or what investors use. And also when we look at the positive side, KPIs, what are the impacts? There is a need for better understanding of the different types of uses also of information when we talk about ESG, because sometimes the discussion keeps too much focused only on the risk, and we need to also be broader on the scope as well on KPIs and governance and corporate institution, let's say, achievements as well. Thank you. So the analysis obviously is also important. So disclosure and appropriate analysis. Lara, what do you think? I'm assuming being a European institutional representative, you're probably going to tell me that you're satisfied with how things are going, at least in Europe. I think we... non so mai se parlare in italiano. Certo. No, diciamo che dal nostro punto di vista il primo ostacolo agli investimenti verdi è la mancanza di chiarezza e di trasparenza su quali sono le attività economiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, per cui per noi la tassonomia, a cui abbiamo anche contribuito dal punto di vista tecnico, è un passo importantissimo. E siamo convinti che sia una svolta che porterà un reale impulso in termini di investimenti sostenibili. Chiaramente, al di là del linguaggio comune che la tassonomia porta e che appunto è importante, è anche necessario che ci sia, che si lavori per migliorare la capacità delle aziende e dei finanziatori di capire quali sono le informazioni necessarie per valutare se un progetto può essere classificato come verde, e chiaramente aumentare la trasparenza da parte delle aziende. Quindi la proposta della direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità, che va insieme alla tassonomia, è importante, ed è importante che le due parti vadano avanti insieme, ecco.
Ottimo. So thank you so much. We are out of time, but this is such a very important and complex subject. And hopefully we're going to have an opportunity to all meet some other time and keep on discussing this. And Laura, you've given me the perfect segue to introduce you to the next panel. But before doing so, again, thank you to even Maria and Laura for sharing their thoughts and their time, of course, with us this afternoon. So Laura, now it's time to move on to the next panel. And Laura mentioned the importance that corporates also are able to and willing to disclose their environmental and social impacts. And of course, this leads us to the panel that is populated by corporate representatives. So I'm just going to leave the floor to them. Thank you again. Grazie Silvia e grazie a tutti i relatori che hanno brillantemente esaurito i loro argomenti durante la prima parte di questo evento. È un mio piacere introdurre la parte dell'evento dedicata all'universo, o meglio lo chiamerei ecosistema corporate. È già stato fatto riferimento in alcuni dei precedenti interventi al ruolo fondamentale anche di questo settore. Il direttore prima faceva riferimento alle parole di Jeremy Rifkin. A me piacerebbe fare riferimento ad una recente pubblicazione della Yale University Press intitolata A Better Planet, 44 Big Ideas for a Sustainable Future, dove si illumina l'importanza proprio dei non-state actors e tra questi sicuramente l'universo corporate è ritenuto fondamentale, anche perché spesso ha anticipato soluzioni che poi hanno trovato accoglimento in sede istituzionale e anche in alcuni trattati internazionali. Dopo aver rimarcato, diciamo, l'importanza di questo settore, mi accingo ad introdurre i nostri relatori di questa seconda parte nell'ordine di esposizione. Vi chiederei di contenere l'intervento a 5 minuti, cui poi seguirà una domanda a ciascuno. Tra i relatori abbiamo il dottor Alessandro Catalani, Head of Finance di Gruppo Acea, la dottoressa Nicole Della Vedova, Head of Corporate Finance di Enel, la dottoressa Gentile, Head of Group Finance di A2A, e infine il dottor Omar Albayati, Head of Investor Relations di Terna. Darei quindi la parola al dottor Alessandro Catalani per il suo intervento. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. In pochi minuti cercherò di dare, diciamo, veramente pochi tratti di quello che rappresenta la sostenibilità per un gruppo come Acea. Acea, per chi non la conoscesse, è, diciamo, una multi utility che opera principalmente in quattro settori, tra cui fondamentalmente quello idrico, di cui è leader, diciamo, in Italia e secondo in Europa, è quello della distribuzione elettrica e quello dell'ambiente e della vendita dell'energia. Quindi sostanzialmente è, come possiamo dire, nativamente sostenibile, diciamo. Perché la finanza sostenibile, quindi, diciamo, è arrivata per Acea come prima espressione, quindi la prima emissione è stata proprio quest'anno per il primo Green Bond. Cioè, oltretutto è stato anche il primo con un yield negativo per una corporate in Italia, quindi è accolto un grandissimo favore, diciamo, perché secondo noi l'approccio alla sostenibilità per una corporate è proprio un approccio strategico alla protezione del valore, diciamo, della corporate stessa per gli azionisti nel lungo periodo. Quindi in questo senso, diciamo così, aver fissato dei target di sostenibilità all'interno del business plan e aver poi quindi, diciamo, emesso questo primo, come primo passo, diciamo, questo primo green bond, come prima evidenza, come un segnale di questo percorso di convergenza della strategia di finanziamento con la mission aziendale, è molto significativo. La sostenibilità è un percorso. Acea, diciamo, come gruppo in realtà pubblica un bilancio di sostenibilità da tantissimo tempo, da più di 20 anni, a proposito di trasparenza, di certificazione, di cui si è parlato. Il business, trattando di infrastrutture e sostanzialmente non avendo
produzione in questo momento di energia elettrica se non da fonti come quella idro e fotovoltaico, possiamo dire che è insita la sostenibilità, come dicevo, nativa nel business. Perché dico convergenza? Perché dovrà, diciamo, questo idea condurre a delle scelte industriali, quindi non finanziarie, ma prima ancora industriali, che poi porteranno a far ritenere gli investitori, non solo gli azionisti, ma tutti gli stakeholder, e quindi anche i portatori di interessi di una comunità che Acea serve come azienda che opera nelle infrastrutture, nei servizi e in interesse pubblico, a ritenere la finanza green e in generale un'azienda che persegue quegli obiettivi green come un'azienda meno rischiosa nel lungo periodo. Per questo riteniamo molto importante il significato anche numerico, diciamo, di questa prima emissione green, no? Questa dual tranche, una tranche a 5 anni, una a 9 anni e mezzo, al di là dell'enorme successo richiesta oltre 7 volte, diciamo così, degli investitori, ha visto evidenziare, diciamo, per noi è stato molto importante questo, cogliere proprio un tratto economico, cioè si delinea, diciamo, un differenziale di, nel caso nostro, diciamo, ultimo recente, tra 10 e 15 basis point di minor costo, di minor spread applicato a queste emissioni rispetto alla curva interpolata delle emissioni tradizionali, diciamo, Acea esistente sul mercato. Questo credo che sia un grande segnale di ottimismo, diciamo, verso il futuro, perché questo tipo di tendenza ormai, diciamo, si va consolidando, quindi noi guardiamo con grande apertura e grande, appunto, ottimismo la continuazione di questo percorso intrapreso per il prossimo futuro. So se non stato nei tempi, diciamo, nei 5 minuti. Perfettamente, grazie infinite, dottor Catalani. E se posso molto brevemente chiederle quali sono le peculiarità del piano di investimenti di Gruppo Acea, anche in termini di nuove operazioni. Non so se può dirci qualcosa su questo. Sì, molto velocemente, diciamo, come dicevo prima, c'è un'azienda nativamente sostenibile e oltre a tutto si può dire che sia un piano strategico sostenibile, diciamo, nel suo complesso. In particolare, però, all'interno dei circa 4 miliardi e 300 milioni di investimenti previsti nel piano, il piano 2020-2024, ne sono stati selezionati e messi in evidenza, rendendoli così misurabili, diciamo, con degli indicatori di sostenibilità, oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro. Quindi sono stati, diciamo, fissati degli indicatori all'interno del piano, e sostanzialmente per macro aree di intervento come la protezione della risorsa idrica, che per noi è fondamentale, quindi ridurre le water leaks e diciamo rinforzare la resilienza degli acquedotti, primo macro intervento. Secondo, nella creazione, diciamo, di anche lì di evoluzioni nelle reti elettriche. Noi gestiamo la rete elettrica, l'intera rete elettrica dell'area urbana di Roma, quindi cercare sia anche lì resilienza, ma anche evolvere con smart meter, installazioni di smart meters, e anche predisporre, diciamo così, alle nuove sfide della mobilità elettrica all'intera rete elettrica di Roma, quindi secondaria. Creare anche qui un smart city, quindi intervenire con l'installazione di oltre 2200 colonnine all'interno, nell'arco piano all'interno della città, per, diciamo, agevolare la diffusione dell'energia elettrica dei veicoli. E infine quello dell'economia circolare, quindi anche lì incentivare il waste to material, quindi una serie di investimenti che stanno già avvenendo con operazioni anche di acquisizione di M&A in ambito area ambiente, con prediligendo, diciamo, al waste to energy, waste to material, quindi riciclo e riuso della materia, per creare proprio quella circolarità che è un po' insita anche, diciamo, sinergicamente nella natura del business. Dal business idrico nascono, diciamo, il trattamento dei fanghi, che da problema diventa risorsa con una produzione di biometano. Questo è un progetto specifico all'interno del business plan. Questo per dare, diciamo, solo alcuni un po' di colore, diciamo. Grazie ancora per il suo intervento e per l'efficace risposta. Passerei ora la parola alla dottoressa Nicole Della Vedova per Enel. Buonasera a tutti, grazie dell'invito innanzitutto.
Magari provo a darvi una breve descrizione di quello che è la sustainable finance in Enel, partendo non tanto dalla finanza quanto dal business, perché diciamo che Enel, essendo appunto un utility company, quindi leader nella generazione e produzione di energia elettrica, e quando guardiamo la generazione guardiamo principalmente al mondo delle rinnovabili, tant'è che siamo anche stati definiti una super major proprio nel mondo delle rinnovabili, partendo appunto dal business, perché all'interno di una corporate la finanza è una finanza a supporto del business. Il nostro business, se guardiamo dal 2015 in avanti, è un business che ha un po' switchato la vista da un business che era molto più thermal based a un business che oggi è molto più renewable based, tant'è che più del 50%, scusate, più del 50% della produzione di energia elettrica oggi viene da fonti rinnovabili, ed è per questo che nel 2017 anche la finanza di Enel ha deciso di guardare alla sustainable finance, proprio perché, riallacciandomi anche agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, la finanza sostenibile è una finanza che si deve parlare con il business. Vediamo nella finanza sostenibile valore, quindi non decidiamo in Enel di guardare la finanza sostenibile semplicemente perché la sostenibilità è la cosa giusta da fare, ma ci vediamo del valore nella sostenibilità, ed è esattamente la ragione per cui abbiamo deciso di inserire la sostenibilità cross nel nostro business. Quindi la sostenibilità è all'interno del business, è valore, tant'è che se guardiamo l'andamento del titolo dal 2015 ad oggi vediamo un valore che è triplicato per Enel. E questo perché? Perché come diceva anche il dottor Catalani, quando guardiamo ad imprese sostenibili vediamo imprese che sono meno rischiose, e per questo dovrebbero avere un costo del debito che è più basso, ma semplicemente perché appunto ci è attaccato un rischio inferiore. Qui mi riallaccio un po' anche a quelli che sono stati i commenti appunto dei colleghi che mi hanno preceduto. Quando parliamo del mercato della sostenibilità, della sustainable finance, più in generale è vero che rappresenta, nonostante ci sia stato un grande incremento di prodotti sostenibili nell'ultimo anno in particolare, negli ultimi due anni, e nonostante la pandemia abbia accelerato quello che è lo sviluppo della sustainable finance, la sustainable finance oggi rappresenta ancora soltanto il 2% del mercato dei capitali. E questo è un problema se vogliamo che la sustainable finance diventi poi mainstream. In Enel, come tutti, abbiamo approcciato la sustainable finance inizialmente con i green bond. Abbiamo emesso 3 miliardi e mezzo di green bond a partire dal 2017 fino al 2019. Poi nel 2019 ci siamo un po' guardati dentro, ci siamo resi conto che in realtà i green bond per noi afferivano un po' a tutto il nostro business, proprio perché facendo un business sostenibile, diciamo che più del 90% delle nostre capex sono capex utilizzate per investimenti sostenibili, e quindi ci siamo un po' guardati e ci siamo detti: ma perché invece di focalizzarci solo sui progetti, non proviamo ad andare un po' oltre, guardare la strategia, visto che appunto avevamo una strategia che già incorporava la sostenibilità. Abbiamo deciso di leggere la sostenibilità sotto, diciamo, l'ESG, sotto i fattori SDGs, quindi abbiamo linkato anche quelle che sono le nostre principali di business, i nostri pillars principali all'interno del piano finanziario, quelli che sono gli SDG per noi di riferimento nel nostro business, quindi l'SDG 7 e l'SDG 13 in particolare, poi se guardiamo alla sustainable finance in senso stretto, quindi affordable and clean energy e climate action, perché quando parliamo di sustainable finance nel nostro caso, se poi guardiamo i sustainability linked bond, che è poi il mondo dove noi ci siamo diretti, abbiamo deciso di fissare dei KPI chiave e dei target chiave che legassero proprio la strategia della società a quello che era il costo del debito. Questo perché? Perché, tornando a quello che si diceva prima, per noi sostenibilità è valore economico e finanziario che deve essere riconosciuto anche all'interno del mondo debito, quindi non soltanto del mondo equity, dove appunto abbiamo visto una crescita in termini di performance, ma anche nel mondo debito.
E quindi, tornando a quello che dicevano un po' anche i colleghi che mi hanno preceduto, sicuramente un tema di greenium, anche noi sosteniamo che ci debba essere un greenium riconosciuto anche da parte degli investitori, ed è questa la ragione per cui quando ci siamo poi spostati sui sustainability linked bond, appunto legando la strategia al costo del debito, tra l'altro strumento che è stato sicuramente pioniere sul mercato in questo senso, ma uno strumento costruito anche con gli investitori, nel senso che noi abbiamo fatto molteplici roadshow sia negli Stati Uniti che in Europa per capire quale fosse la struttura che potesse andare bene sia lato emittente che lato investitore, perché poi ci deve essere una partnership. Anche in questo condivido pienamente con quanto è stato detto in precedenza. Gli investitori sono un attore assolutamente importante in questo mercato e bisogna creare un circolo virtuoso per fare in modo che si veda che aziende sostenibili creano valore e pertanto sempre più aziende adopereranno e attueranno scelte sostenibili, non soltanto perché è la cosa giusta da fare, ma anche perché è la cosa che crea valore, banalmente, crea valore sia da un punto di vista di emittenti che da un punto di vista di investitori. E appunto, come dicevo, questa è un po' la ragione, la chiave per cui ci siamo mossi poi verso i sustainability linked bond, che escono da una logica progettuale ed entrano più in una logica di strategia e quindi di legame tra costo del debito e strategia. Ritengo anche, come appunto è stato detto anche in precedenza, che la standardizzazione nel mercato sia fondamentale, e questa è la ragione per cui ad esempio la release dei principles, Sustainability Linked Bond Principles da parte dell'ICMA è stata molto ben accetta e ben voluta anche da parte nostra. Abbiamo collaborato con l'International Capital Market Association perché venissero released questi principles, perché il mercato della finanza sostenibile necessita di standardizzazione sia da un punto di vista di strumenti sia sicuramente anche da un punto di vista di reportistica e disclosure, trasparenza, diciamo, che come è stato detto in precedenza, trasparenza che è sicuramente base e fondamento della finanza sostenibile. Dopodiché abbiamo visto altri emittenti sul mercato con questi tipi di strumenti, e questa è stata sicuramente una seconda milestone che ha certificato un po' il successo di questo strumento. E terzo e non ultimo, sicuramente l'ECB eligibility e la dichiarazione della nascita di una nuova asset class, che appunto era una sustainability linked bond, che ha fatto un po' esplodere questo mercato, tant'è che uno strumento che nasce nel 2019 oggi rappresenta già più di, ci sono secondo l'ultima ricerca di BNEF, circa 28 miliardi di dollari equivalent emessi sotto il cappello di sustainability linked bond. Quindi sicuramente una novità che ha aiutato lo sviluppo anche della finanza sostenibile, perché uno strumento che è sicuramente complementare agli strumenti già in essere, quindi green bond, social bond e sustainability bond, che sono strumenti più use of proceeds, ma che sicuramente sono utili e fondamentali per la crescita della sustainable finance. A queste si aggiungono appunto i sustainability linked bond, che escono un po' da una logica use of proceeds ed entrano in una logica un po' più di strategia, quindi di link con la strategia aziendale, ed uscendo da una logica use of proceeds sono forse anche maggiormente applicabili a quelle società che sono magari meno capex intensive, piuttosto che possono avere un ambito di applicazione un po' più ampio, ad esempio che copre il social, per esempio, per fare un esempio su tutti, perché appunto rientrano in un ambito molto più legato alla strategia. Chiudo facendo un ultimo cenno al rating, quindi quello anche qui con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Sicuramente serve standardizzazione anche da un punto di vista di rating, e quando dico rating faccio riferimento sia al mondo un po' più ESG, che però non si parla molto col mondo del credito. Al contrario, quando noi diciamo sostenibilità e valore e chiediamo un discount nel momento in cui andiamo sul mercato, o un greenium se lo vogliamo così chiamare, proprio perché società più sostenibili
dovrebbero avere un costo del debito inferiore, stiamo implicitamente dicendo che gli investitori riconoscono un profilo di rischio migliore di quello che probabilmente stanno riconoscendo in questo momento le agenzie di rating, che sono forse ancora un po' più focalizzati sul breve medio termine. La sostenibilità invece parla più il linguaggio del medio lungo termine e ancora non stanno inglobando le metriche di sostenibilità in ottica quantitativa e di conseguenza con impatto anche sul credit rating, che dovrebbe essere poi dove invece secondo me dobbiamo andare se vogliamo far sì che la sustainable finance diventi poi mainstream. Grazie dottoressa Della Vedova, è stata veramente esaustiva, talmente esaustiva che mi ha bruciato tutte le domande o quasi, quindi le chiederei un brevissimo commento su una questione che è stata sollevata. E se secondo lei i mercati del debito sovrano sono veramente pronti ad integrare questi nuove tipologie di strumenti finanziari e eventualmente come si potrebbe favorire questa integrazione? Le chiederei una risposta lampo, se possibile. A noi piacerebbe tanto, nel senso che è vero, ad oggi si sono viste solo corporate sul mercato dei sustainability linked bond. Io credo che sia uno strumento invece che possa essere utilizzato anche dai sovereign, in particolare ad esempio se guardo al Next Generation EU, di cui si è fatta menzione anche in precedenza, e si è detto che parte del Next Generation EU dovrebbe essere funded attraverso i green bond. Io dico, perché non pensare anche a sustainability linked bond, ad esempio, visto che dei target e dei KPI già ci sono già ben definiti e possono essere utilizzati appunto per complementare quelli che possono essere i green bond con questo nuovo strumento, che sicuramente può aiutare a rafforzare la finanza sostenibile e a uscire anche un po' da una logica di reporting che è un po' più complicata quando andiamo su sovereign rispetto a quando andiamo su una corporate, come può essere ad esempio Enel. Noi non siamo usciti dai green bond verso sustainability green bond per un tema di reporting, perché gli investimenti, e nemmeno per un tema di capex, perché gli investimenti ce li abbiamo, ma per un tema molto più strategico. Quando entriamo nel mondo dei sovereign, ovviamente, ad esempio, faccio l'esempio del Next Generation EU, è uno su tanti, ma immagino che la reportistica non sia così semplice. I sustainability linked bond, secondo me, potrebbero aiutare un po' a sorpassare questa problematica, contestualmente ad accelerare il boosting della sustainable finance e perché no, ad essere utilizzati anche dai sovereign in maniera proattiva. Quindi mi trovo favorevole in questo, a noi piacerebbe sicuramente molto. Grazie ancora per il suo brillante intervento, grazie mille. Grazie. Darei ora la parola alla dottoressa Gentile di A2A per il suo intervento. Prego. Grazie mille Giovanni e buonasera a tutti quanti. Per il mio contributo, che prometto sarà breve, volevo semplicemente condividere una slide con voi, sperando di non far pasticci. Eccoci. Questa slide ovviamente ha la presunzione un po' di riassumere quello che è stato ed è attualmente il percorso di sostenibilità del gruppo A2A. Ovviamente la sostenibilità parte prima con un certo tipo di attività, che è più sulla parte di bilancio di sostenibilità piuttosto che reportistica, e poi vede un'integrazione della finanza sostenibile in questo percorso. La slide ha solo l'obiettivo di dire che il percorso di sostenibilità di una corporate, in specifico ovviamente per la corporate che rappresento, è un percorso che ha quasi più di 10 anni di storia. È semplicemente che magari il topic arriva sui mercati soltanto negli ultimi anni, ma l'impegno che una corporate mette in questo percorso è veramente un impegno che parte, nel nostro caso specifico, dal 2009, dove pubblichiamo il nostro primo bilancio di sostenibilità. Per farvi un altro esempio, la nostra prima inclusione in A2A di indici SRI, quindi ESG, è del 2014, piuttosto che ovviamente anche noi nel 2016 iniziamo a rivedere tutta la nostra sostenibilità in adesione a quella che è l'agenda 2030 delle Nazioni Unite.
facendo un focus un po' più specifico sulla finanza sostenibile di A2A, che ovviamente è al netto di tutta l'attività poi con la BEI, che va ben prima del 2018 e che noi consideriamo attività ovviamente sostenibile, noi lanciamo il nostro primo strumento sostenibile, il KPI Link, è un RCF, siamo i primi a farlo, in cui appunto il margine che paghiamo su questa revolving credit facility è collegato a due KPI specifici che vanno a rappresentare il mondo waste e il mondo di energy transition. On top di questo mettiamo anche un collegamento ovviamente al margine che cambia in positivo o negativo a seconda di come veniamo ratati, quindi un ESG rating assessment da parte di Standard Ethics. Quindi questo diciamo per noi è il nostro primissimo approccio su una finanza sostenibile, dove ci vede committed su una serie di KPI importanti per la società. Nel 2019 ci vede protagonisti con il nostro primo Green Financing Framework che rimanda ai principi ICMA sui green bond, e nello stesso anno mettiamo il primo green bond, una transazione di 400 milioni a 10 anni, però che raccoglie la domanda 8 volte l'ammontare richiesto. Ora, anche per dare un senso e anche praticità, no? A che cos'è la finanza sostenibile, che cosa poi in pratica è andato a finanziare questo bond, anche per farlo capire poi come le aziende private con la finanza sostenibile vanno a contribuire a progetti di sostenibilità. Per farvi degli esempi, siamo andati a finanziare impianti di selezione plastica, impianti FORSU, impianti di trattamento e purificazione delle acque, siamo andati a fare investimenti nel fotovoltaico, siamo andati a fare investimenti nell'illuminazione pubblica LED, piuttosto le colonnine di ricarica di automezzi. Questo proprio per dare un esempio concreto di come poi la finanza sostenibile sia un amplificatore in questo senso di tutte le attività e gli investimenti sostenibili che può fare una multi-utility come la nostra. Nel 2020 facciamo un passettino in più, che va anche nella direzione di quello che ha fatto Enel, e iniziamo ad introdurre nel nostro programma IMTN dei KPI. Quindi ci dotiamo anche noi di uno strumento di finanziamento che non è più use of proceeds, ma che lega ovviamente il coupon che noi paghiamo a dei KPI che sono a livello corporate. In questo caso abbiamo scelto dei KPI che vanno a rappresentare il business, che è un business diversificato secondo noi non multi-utility. Secondo me è importante menzionare, non strettamente collegato alla finanza sostenibile, ma poi vi dico perché, è il fatto che nel 2020 come società iniziamo a mettere una valutazione ESG a livello di supply chain, ovvero noi iniziamo a dare una valutazione anche a tutti quelli che sono i nostri fornitori. Ovviamente questo percorso si completa nel momento in cui anche i clienti avranno una loro valutazione. E questa cosa qui nel 2021 è stata allargata in un senso più ampio di fornitore, cioè tutti coloro che ci prestano un servizio, dalla consulenza alla fornitura vera e propria, quindi anche in ambito finanziario, quindi anche le banche con cui noi andremo a lavorare, piuttosto che con cui andremo a fare il deal nel debt capital market, saranno valutate non solo per i loro design credentials, ma iniziamo a valutarle anche noi sui loro parametri ESG, così come noi veniamo valutati ovviamente ogni giorno sulle nostre iniziative ESG. Il 2021 è l'anno di svolta per il gruppo, perché a gennaio lanciamo il nostro nuovo piano strategico a 10 anni, che è stata un po' una novità penso in Italia ma anche a livello europeo, proprio perché secondo noi alcuni progetti e deployment a livello di sostenibilità hanno bisogno di avere un orizzonte di almeno 10 anni per vedere la loro applicazione. Il business plan, il piano strategico, è stato perfettamente integrato alla sostenibilità, ovvero è stato creato intorno alla sostenibilità. I due pilastri fondamentali su cui abbiamo basato tutto il piano strategico sono stati la circular economy e l'energy transition. Abbiamo previsto circa 16 miliardi di investimenti, 10 per l'energy transition e 6 per la circular economy. Abbiamo mappato circa il 90% di questi 16 miliardi sostenibili secondo gli SDG Goals e per circa il 70% secondo la tassonomia europea.
E ovviamente, dato questo piano di investimenti importante per il gruppo, ovviamente, data anche la nostra realtà in questo momento, quindi l'ambizione nei prossimi 10 anni di raddoppiare praticamente la nostra azienda in termini di valori finanziari, la finanza sostenibile diventa importante proprio per supportare il deployment di questo piano. Attualmente noi siamo allo studio del nostro nuovo financing framework che appunto avrà proprio lo scopo di andare a supportare il nuovo piano strategico e ovviamente poi avrà l'ambizione di rappresentare con i suoi criteri di sostenibilità il piano strategico presentato a gennaio. Questo era per darvi un esempio. Grazie dottoressa Gentile per il suo intervento e complimenti ad A2A per questo percorso evolutivo che non è soltanto un percorso, ma come diceva prima il dottor Catalani è un processo. Lei ha fatto riferimento al nuovo framework e a tal proposito, laddove possibile, le chiederei qualche anticipazione in merito. Allora, non posso dare troppo dettaglio perché ovviamente è qualcosa che deve essere ancora approvato internamente, non è ancora un documento pubblico, però senza dubbio posso anticipare, è una cosa che abbiamo già anticipato al mercato, che noi come scelta aziendale abbiamo preferito proseguire ancora con entrambi gli strumenti, cioè sia il Green Bond, quindi Use Proceeds Like, ovvero un bond dove i proceeds di questo bond fanno riferimento a delle capex o degli investimenti specifici, ok, sustainable, e a degli strumenti che sono sustainability link, bond e loan, per intenderci. E, questo perché, uno, pensiamo ancora che il green bond piaccia molto al mercato, ok, agli investitori, dove il settore è ancora molto affezionato al fatto che possa trovare un diretto riscontro con l'investimento, ok, il finanziamento che noi facciamo, e secondo ci siamo dotati dell'altro strumento proprio per far capire che il commitment sulla sostenibilità di A2A è a livello corporate. Possiamo anche pensare, come ci sono stati già casi sul mercato, di poter andare sul mercato con uno strumento che è la combinazione di un user proceeds like con un KPI. E quindi, considerando di nuovo l'impegno del nostro piano, abbiamo deciso di dotarci di tutti gli strumenti a disposizione di sostenibilità. Concludo solo con un'affermazione. Secondo me il passaggio da Green Bond a KPI Link, che fa molto riferimento alla strategia, ci porterà nel brevissimo a ritornare ad uno strumento standard, e lo strumento standard sarà poi l'espressione della strategia di una corporate, senza bisogno di etichettarlo con un label specifico. Semplicemente l'investitore credito sarà molto più simile a un investitore equity e inizierà a valutare la strategia sostenibile di un'azienda piuttosto che etichettare il bond in un modo specifico piuttosto che in un altro. Però ecco, secondo me, dove vedo io l'evoluzione di questo mercato? C'è un nuovo standard e il nuovo standard sarà il sustainable. La ringrazio ancora per queste anticipazioni e complessivamente per il suo interessante intervento. Grazie ancora. Passerei ora la parola all'ultimo relatore di questa seconda sessione, ovviamente ultimo non per importanza, vista insomma l'importanza del relatore e l'importanza della società che rappresenta. Quindi darei la parola ad Omar Albayati di Terna. Grazie Giovanni e grazie mille dell'opportunità che ci date come Terna. Due brevi parole. Terna quindi è gestore della rete di trasmissione nazionale in Italia e siamo anche system operator, quindi siamo i responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del paese. E tutto questo viene fatto cercando di massimizzare l'utilizzo appunto di fonti rinnovabili come fonte d'energia elettrica. Due rapidi numeri su Terna: 9 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni per garantire
appunto questa transizione, accompagnare il paese verso un utilizzo massivo di fonti rinnovabili e accompagnare a lungo periodo il paese verso i target ambiziosi sia a livello italiano sia a livello europeo, che porteranno appunto il continente net zero al 2050. E secondo indicatore, appunto, il 95% di questi investimenti sono considerati taxonomy compliant, quindi in base alla nuova regolamentazione che sta nascendo nella comunità europea. Cerco di dare un punto di vista un po' diverso, cerco di dare un punto di vista da investor relator, quindi portando al tavolo il punto di vista del mercato equity, quindi forte del fatto del ruolo appunto di system operator, ma anche forte del fatto che Terna, società quotata con oltre il 50% di investitori istituzionali esteri. Questo fa sì che voglio cercare di rispondere alla domanda di Roberto dell'inizio del convegno, ovvero gli interessi degli investitori sono allineati agli obiettivi di decarbonizzazione? La mia risposta è sicuramente sì, e lo saranno sempre di più. Vediamo perché vado a fare questa affermazione così netta. Ogni investitore, come anche aveva accennato Nicole prima, guarda il rischio, ma guarda anche il rendimento. Ogni investitore quindi cerca di mettersi in una frontiera rischio-rendimento che consente di massimizzare il proprio ritorno. Fino a qualche anno fa l'investitore chiamato sustainable, poi investitore ESG, diciamo investitore attento non solo al PNL ma a tutte le tematiche intorno, quindi environmental, social and governance, guardava la società e guardava l'attenzione della società ai temi ESG come una riduzione di rischio, cioè due società identiche, una società con una alta attenzione sui temi ESG era considerata migliore, meno rischiosa. Guardiamo l'esempio di Deepwater Horizon di qualche anno fa. Bene, ora l'atteggiamento è cambiato, perché una società attenta a temi ESG non è solamente meno rischiosa, ma offre anche maggiore opportunità di investimento. Perché? Perché gli investitori seguono megatrend, il loro lavoro è anticipare megatrend. Bene, oggi siamo di fronte al megatrend a livello globale più grande degli ultimi decenni, e che durerà appunto, che durerà almeno fino al 2050. Quindi gli investitori, il loro lavoro è anticipare ciò che sarà il mondo, ciò che sarà l'economia reale dei prossimi anni. E in questo, diciamo, porto la mia testimonianza, sto vedendo un crescente interesse da parte degli investitori ad approfondire non solo appunto le tematiche di ritorno di PNL, ma soprattutto come un'azienda si può porre non tanto come la sostenibilità entra in come fa l'azienda, cosa fa l'azienda, ma nella business dell'azienda, ovvero l'investitore non fa sempre meno domande di come la sostenibilità entri nella vita quotidiana dell'azienda, perché è dopo per scontato che l'azienda operi in maniera sostenibile, ma soprattutto come l'azienda potrà contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dei prossimi anni. Ovviamente il settore elettrico è uno dei primi settori che è stato impattato, quindi anche da questo punto di vista anche tutti, diciamo, noi al tavolo che facciamo parte del settore siamo stati i primi ad essere impattati, ma sono particolarmente convinto che questo trend si espanderà molto brevemente anche negli altri settori, perché la decarbonizzazione, ricordiamoci che non è solamente decarbonizzazione del settore energetico, ma è la decarbonizzazione di tutte le attività che comportano un'emissione
di gas, gas serra. Quindi è un trend che occuperà, che prenderà tutti i settori, e chi prima riuscirà ad anticipare questi trend li potrà cavalcare, e dopo qualche mese si sarà travolto da questi trend, perché il ritmo è veramente, veramente incalzante. Basta dare un dato fra tutti: 10 anni fa, 15 anni fa avevamo grossi impianti di generazione vicino ai grandi centri di consumo. Bene, ora ci siamo trovati con quasi 1 milione di impianti di generazione distanti dai centri di consumo. Perché? Perché i centri di consumo sono nelle nostre città, nei nostri centri industriali. I punti di generazione ora sono dove c'è il sole e dove c'è il vento. Quindi il ruolo non cambia solamente, diciamo, i due estremi della catena del sistema elettrico, quindi come viene consumata e come viene prodotta l'energia elettrica, ma cambia proprio nell'insieme tutto il sistema elettrico, di come viene gestito il flusso. Bene, questo è un cambiamento epocale, appunto, che comporta la necessità di investimenti enormi. Appunto, citavo solamente, per quanto riguarda la rete di trasmissione italiana, 9 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni, a cui appunto si sommeranno a tutti gli investimenti nella distribuzione, gli investimenti nella generazione. Moltiplichiamo per tutti i paesi che dovranno affrontare, ovvero tutti i paesi del mondo dovranno affrontare questa sfida per portarci verso il net zero. Quindi, diciamo, in sé io sto vedendo che gli investitori sanno dove ora dover mettere i loro soldi. Perché? Perché vedono non solamente una riduzione di rischio, ma soprattutto una generazione di opportunità. Per questo lo dico, non perché sono un inguaribile ottimista, ma perché sto vedendo che le cose stanno cambiando, e cambiando molto rapidamente. Quindi, alla domanda, gli interessi sono allineati? Assolutamente sì, e lo saranno sempre di più in futuro. Grazie mille, Omar. E nel suo intervento ha lasciato trasparire la prospettiva del green come opportunità di investimento e soprattutto come opportunità di investimento sicuro, quindi configurando una, diciamo, un ruolo attrattivo di questo tipo di investimenti, e faceva anche riferimento alla compagine istituzionale estera che rientra, diciamo, tra gli investitori di Terna. A tal proposito, se posso chiederle, qual è il ruolo della compagine degli investitori americani? Beh, diciamo, gli investitori americani anche in questo sono, diciamo, stati precursori, sia per quanto riguarda le tematiche ESG, ma in generale come Terna abbiamo un polso molto, molto stretto e molto, diciamo, vicino, un rapporto molto vicino agli investitori statunitensi. Perché? Perché 1 su 4 dei nostri investitori istituzionali è un investitore nordamericano, quindi, diciamo, è un rapporto molto intenso fin dall'IPO, quindi ormai del 2000, del 2004, e tutto questo, anche l'attuale crisi sanitaria non l'ha assolutamente rallentato. Perché? Perché i roadshow fisici sono trasformati in roadshow virtuali, e questo ci consente, da un punto di vista, anche se vogliamo vedere la parte positiva in tutto questo, di poter andare a incontrare investitori che fino a qualche anno fa era difficile andare a incontrare. Fino a qualche anno fa le piazze, appunto, che oggetto di roccio fisico erano le classiche piazze finanziarie come New York, Chicago, Boston, e ora riusciamo ad andare a trovare investitori, e gli investitori sono anche più aperti ad ascoltarci, anche in località meno facili da raggiungere tra il Midwest e la West Coast. Quindi, diciamo, anche da tutto questo possiamo anche trarre delle note positive, che sicuramente le new normal, nella nuova normalità che andremo a vivere, e, diciamo, ne prenderemo sicuramente un valido insegnamento. Grazie mille, e fa sempre piacere. Bene, soprattutto in questo periodo, sentire dell'ottimismo, quindi grazie anche per questo. Piacere, grazie mille. Lascerei ora la parola al direttore del Centro Studi Americani per le sue considerazioni finali. Grazie ancora a tutti. Io non ho da aggiungere nulla, perché il dibattito è stato estremamente ricco, completo, articolato, e quindi credo che sarebbe veramente, da una parte, improbo, ma
farei torto a tutti i relatori a provare a sintetizzare. Ringrazio invece, ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti al primo panel, ringrazio le corporate che sono poi i nostri soci che hanno dato un contributo notevolissimo, grazie ai due moderatori, a Silvia Pavoni e al nostro Giovanni Antonelli che tanto a parte ha avuto nell'organizzazione di questo panel. Credo che, come si diceva anche prima, non possiamo pensare che la discussione, il dibattito si possa chiudere questa sera. Noi vogliamo continuare, il centro ha individuato nel tema del green, nel tema della sostenibilità, uno dei filoni di lavoro per quest'anno. Per quest'anno sicuramente caleremo sul terreno aspetti ancora più pratici e temi sicuramente ancora più vicini agli interessi, agli obiettivi dei soci e del centro sudamericano. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato. Abbiamo una presenza, lo dico ai relatori, abbiamo avuto una presenza molto significativa e la comunicazione social ci ha seguito molto volentieri, perché il tema non solo è di stretta attualità e quindi c'è attenzione anche da parte di stakeholder, professionisti, mondo delle istituzioni, ma ci ha seguito anche molto, diciamo, l'opinione pubblica, che sente parlare di sostenibilità qualche volta in maniera superficiale e in maniera magari non proprio adeguata, invece questa sera ha trovato interlocutori assolutamente all'altezza. Grazie, il Centro Studi è veramente contento di ospitare, felice di ospitare dibattiti di questo livello, e ci diamo appuntamenti a tempi brevi, anche perché il G20 ha all'interno della sua pancia questo tema e avremo occasione sicuramente a ridosso dell'evento di tornare a occuparci. Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori e buona serata. Grazie mille. Grazie. Buona serata. Buonasera.